Cos'è questa stranissima sostanza bianca e melmosa trovata su una spiaggia in Cornovaglia? Le fotografie postate su Facebook da una cittadina che l'ha trovata per caso mentre andava a passeggio con il cane nei pressi della spiaggia di Marazion sono diventate presto virali e scienziati ed esperti hanno cercato per giorni di dare una spiegazione. Apparentemente, secondo Helen Marlowe, la donna che ha compiuto il ritrovamento potrebbe essere la placenta di una balena, ma di certo non si è ancora riusciti a trovare una spiegazione sull'identificazione di questa massa bianca ricoperta di alghe. All'inizio è stata scambiata persino per un animale, ma era immobile, non emetteva odori particolari. Ho trovato questa sorta di blob, ha raccontato alla stampa, intorno a mezzogiorno, quando la marea si è ritirata. Non avevo idea di cosa fosse, sembrava quasi un animale, il mio cane è impazzito. La donna ha condiviso il suo post cercando spiegazioni, ma non è stata trovata nessuna soluzione definitiva all'enigma. Alla fine uno studioso ha detto che si trattava dell'intestino o dello stomaco decomposto di una balena morta probabilmente lungo la costa.